Ciao ragazze, allora nuovo video, questo sarà un video un po' particolare in quanto volevo provare con voi tutti i nuovi prodotti che vi ho fatto vedere proprio nell'ultimo video di Essence che ho acquistato con i saldi. Mi vedete in queste condizioni un pochettino particolari perché ho già preparato la mia base viso, nel senso che ho utilizzato tutti i prodotti che non sono fra quelli in saldo. E ho utilizzato come base una crema di Bottega Verde, poi sulle labbra, prima siccome andremo comunque a mettere un rossetto in polvere più un lucida labbra, le ho preparate mettendo il mio balsamo labbra, questo della IOS, al cocco. Come correttore ho utilizzato sia per il contorno occhi che per coprire qualche brufoletto che ho qui là, sono infatti in quel periodo, il correttore in stick Cover Stick di Natura Verde Bio nella tonalità numero 01 chiaro. Per ora diciamo che è un ni. E naturalmente l'ho sfumato con la mia mini beauty blender che utilizzo soprattutto per tamponare bene o comunque nelle parti più piccoline, con il fondotinta di Sephora, questo minerale che come vedete è proprio agli sgoccioli. Ho fatto la mia base giusto un po' per uniformare, perché comunque avete notato che non ho moltissime imperfezioni, di solito non lo utilizzo mai. La matita che ho messo all'interno dell'occhio è proprio blanda, nel senso che siccome andremo a provare dei mascara, io voglio che si vedano bene l'effetto vero che ha sulle ciglia. Per questo ho messo la matita verde di Neve Cosmetics, pastello, Kajal eyeliner, matita occhi, e questo si chiama Ledger. Come matita per sopracciglia sto utilizzando come sempre questa di Sien, che in effetti vedo che è un pochettino chiara rispetto al mio colore dei capelli, però magari ne metto un po' di più quando voglio delle sopracciglia più scure, e anche questa mi piace perché comunque ha il pettinino. Ma iniziamo adesso a provare un po' tutti i prodotti nuovi tra virgolette, e volevo iniziare assolutamente dalla base viso, da queste due palette che sono le Blush Play Sculpting Palette. Nella parte sinistra utilizzerò la numero 20 Play It Pink, mentre nella parte destra utilizzerò la numero 10 Play It Pink. Quindi questa è quella un po' più scura per capirci, mentre questa di qua a destra è quella più chiara. Sinceramente non so se fare prima un po' di contouring, perché comunque mi rendo conto che, ad esempio, partiamo da questa parte sinistra, vedete i colori sono, cioè non sono troppo da contouring. Volevo mettere appunto un po' di terra giusto per dare definizione al viso, perché poi questi due sono troppo comunque rosati e troppo fucsia. Utilizzo questa terra qui che è la numero 03 bronzer di Puro Bio. Ok, ci siamo, facciamo anche un po' di contouring, ma proprio al volo. Ok, fatto un pochettino di contouring, ma proprio, almeno per me, è molto molto leggero sul viso. Direi di iniziare dalla numero 20 in questa parte sinistra e metterei in primis magari un mix fra questi due blush, poi l'illuminante. Prenderei prima il chiaro. Wow, è molto molto pigmentato, batto l'eccesso. È molto pigmentato, cioè guardate. E poi prendo anche un pochettino di questo scuro, proprio con lo stesso pennello, batto ancora via l'eccesso. Polverata, oddio. E con un pennello pulito possiamo anche sfumare. Ok, questo è l'effetto sul viso dei due blush, cioè hanno una pigmentazione fantastica, anche solo proprio passando col pennello o su questo o su quest'altro avrete un bel effetto. E adesso io direi di utilizzare questo illuminante, lo vado a prendere con questo pennello qui. Sono un pochettino polverosi, però vedete, molto pigmentati, e vado qui sopra il blush. È un illuminante
abbastanza rosato, si vede abbastanza e mi piace tanto. E adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte, quindi con l'altra palette. Con un pennello pulito prendo sempre prima il blush, questo qui, vedete che è il più chiaro, batto l'eccesso. Qui direi che la situazione è diversa, in quanto è proprio, lo vedo proprio un blush molto più naturale e più pescato. E quindi prendo anche questo più scuro, anche questo un pochettino polveroso, vedete? Sì. E adesso infatti ci siamo, il risultato sembra quasi uguale all'altro, molto molto carino. E poi con questo pennello prendo questo highlighting qui. Questo forse non si vede tanto, è un pochettino più un effetto naturale, qui si vede un po' di più. No, questo dell'altra palette, della numero 20, è molto più pigmentato. Magari proviamo a metterne un altro pochettino, ma no, è proprio un effetto più, diciamo, da giorno, più naturale. Passiamo adesso ai mascara. I mascara che voglio provare con voi sono il Rock and Doll Crazy Volume XXXL su questo occhio, mentre il Rock and Doll Volume Eye Opening su questo di qua, quindi sul destro. Iniziamo subito dal Crazy Volume XXXL, che vedete ha questo scovolino tutto completamente liscio. Allora, io direi che questo è il risultato con il primo mascara. Lo trovo tanto allungante ma poco incurvante e è anche bello nero. E adesso procedo con una seconda passata. Comunque mi piace il fatto che le ciglia risultino comunque poco pesanti e belle separate, nonostante comunque io stia aggiungendo abbastanza prodotto. Sono proprio effetto ragno, ragnatela, ecco, e con due passate sta molto molto meglio. Lo mettiamo un bel po' anche nelle ciglia inferiori, visto che non ho truccato l'occhio, e anche qui lo scovolino permette bene di arrivare proprio anche qui dentro. E anche appunto questo scovolino abbastanza piccolo permette di lavorare bene bene le ciglia. Sull'altro occhio proviamo assolutamente il Rock and Doll Volume Eyes con lo scovolino più cicciottoso. Questo mi sembra più difficile da lavorare, incurva sicuramente meglio le ciglia ma le fa anche molto più folte. E però l'effetto sempre di ciglia nere, cioè belle colorate, c'è. Forse fra i due, come prima impressione, preferisco più quello XXXL. Questo, comunque, diamo adesso una seconda passata, ma non riesco bene, vedete, ad arrivare, e mi sporco naturalmente, ad arrivare qui. Wow, adesso dà proprio l'effetto cigliozza fin. Ho notato che questo tende a quasi a farle diventare di più. Guardate, qui sembrano molto molto di più e molto più folte rispetto a quest'altro occhio. Però di qua c'è più lunghezza. Forse entrambi i mascara hanno dei pregi e dei difetti, ma sicuramente per mio gusto personale preferisco questo sinistro, anche se con una seconda passata anche il destro non mi dispiace, perché comunque dà proprio questo effetto in curvatura. E adesso procediamo anche ad applicarlo nelle ciglia inferiori. L'ultimo prodotto di cui vorrei parlarvi è infine questo qui, vi ho fatto vedere sempre nel video precedente, che ossia il My Must Have rossetto in polvere. Questo prodotto dovrebbe essere applicato con la base sempre Essence. Siccome io non ho questo prodotto, ho deciso di utilizzare la parte del lucida labbra del tinta labbra Kiko Unlimited Double Touch. Ne applico proprio poca poca, proviamo mettendone poca su tutte le labbra.
Adesso proseguiamo prendendo, io farei proprio con le dita perché ragazze altrimenti non saprei come fare, prendendo questa polvere che praticamente ha questo colore pure più chiaro della mia pelle, o anche mescolandola con lucida labbra. Magari ne prendo un altro po' con un altro dito pulito. Ok. Tamponandola si inizia a vedere meglio il colore. Proviamo anche sopra. Penso che ci voglia ancora un pochettino di prodotto. Direi che il risultato non è un granché, sia il colore che comunque questo metodo è molto appiccicoso, soprattutto usando le dita, e il colore è praticamente un color nude. Direi che per applicarla qui, soprattutto per chi come me ha labbra più irregolari, bisogna avere un pennellino. Col pennello il risultato mi sembra anche un pochettino migliore. Forse dovevo proprio iniziare col pennello senza usare le dita, però ho pensato che forse scaldando il prodotto sarebbe stato ottimale il risultato. In realtà con un pennellino è 100 volte meglio. Questo è il risultato sulle labbra. Io direi che non ci siamo tantissimo, non tanto per la colorazione quanto perché segna proprio tutte le pieghettine. Comunque ragazze, spero che questo video un po' su tutti i prodotti Essence vi sia piaciuto. Tra tutti i prodotti in saldo vi ricordo che ho acquistato anche questo, che è l'illuminante Prismatic Rainbow, che è per una mia amica, ma ragazze mi sono accorta aprendolo un attimo che era già stato swatchato, quindi già utilizzato in negozio, quindi a questo punto penso che lo terrò per me. E anche il packaging vedete che tende proprio un pochettino a muoversi. Riguardo comunque i prodotti Essence che ho provato, posso dirvi e posso consigliarvi queste palette di blush, sia la numero 10 che la numero 20. Dipende comunque, vedete, questa è più pescata, questa è molto più rosata, dipende anche dalla tipologia di pelle. Riguardo i mascara, tornassi indietro forse riacquisterei solo l'XXXL, perché questo non è molto comodo da applicare nonostante il risultato finale sia eccezionale. Riguardo invece le labbra, no, non acquisterei assolutamente questa tipologia di prodotto, ossia il rossetto in polvere, perché comunque è scomodo da applicare e il colore numero 02 non è assolutamente carino. Io vi mando un bacio grande, ricordatevi sempre di lasciarmi un bel pollice in su di supporto e di iscrivervi al canale, e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!